Rieti fa parte di quell'Italia nascosta che preserva un patrimonio ambientale, paesaggistico, storico straordinario, ma anche quei valori autentici dei quali la famiglia fa parte a pieno titolo. Io non voglio rubare troppo tempo appunto ai relatori che ascolteremo, però una considerazione la voglio fare. La famiglia è un argomento che rischia di essere o banalizzato oppure strumentalizzato e diventare oggetto di propaganda. Al contrario, dovrebbe essere un po' di più oggetto di provvedimenti e di atti concreti che la possano davvero aiutare e agevolare. La prima considerazione che mi viene da fare, diciamo così, molto elementare, è che tutti parlano di famiglia, ma se poi un ragazzo o una ragazza a 40 anni sono ancora disoccupati, è ben difficile potersela costruire una famiglia. Noi dal nostro punto di vista e nel nostro piccolo stiamo cercando di informare la nostra attività e azione amministrativa proprio a questo tema. La prima cosa che abbiamo fatto quando ci siamo insediati, nonostante le mille difficoltà di carattere economico che vivono tutti i comuni e il nostro comune in particolare, abbiamo istituito in un quartiere periferico della città, a 4 strade, a pochi chilometri da qui, lo spazio famiglie, ossia un luogo per condividere l'esperienza della genitorialità ed un luogo nel quale l'amministrazione comunale offre servizi a 360 gradi alle famiglie. Abbiamo utilizzato il plurale perché da un lato pensiamo che le famiglie debbano incontrarsi e quindi debbano vivere insieme la città e debbano in qualche modo contribuire anche a far riscoprire il senso di appartenenza alla comunità. Sono uno strumento di coesione sociale e soprattutto possono essere una leva per fare comunità. E poi al plurale perché insomma al di là delle convinzioni e degli orientamenti culturali di ognuno, non possiamo non prendere atto che c'è stata in questi anni una modificazione dell'istituzione famiglia. Non c'è più solamente la famiglia tradizionale, ci sono le famiglie, dalle famiglie allargate, quelle dove ci sono 3 generazioni che convivono insieme, i nonni, i genitori e i figli, le famiglie monoparentali a seguito purtroppo di separazioni o di divorzi, le famiglie composte da marito e moglie senza figlio o anche le famiglie composte da chi decide di vivere insieme e di fare figli pur non sposandosi. Io credo che questo è un argomento che deve essere oggetto davvero di analisi approfondita da parte di tutti. Può essere, deve essere argomento di discussione e di confronto tra credenti e non credenti, perché davvero dobbiamo ricostruire alle fondamenta la società e io credo che la famiglia come istituzione, come nucleo primario della società, debba davvero tornare ad essere la pietra angolare della nostra società. E io credo che tutti quelli che hanno responsabilità pubbliche si debbano porre questo tema, quello di come fare in modo che la famiglia torni ad essere davvero la pietra angolare e soprattutto come dare strumenti ai nostri giovani per farsi una famiglia nel futuro. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.